Che cosa potete fare voi? Che cosa direste, che cosa fareste oggi, cosa fate in questo momento? Perché tutto quello che Chiara vi ha lasciato resti e, se possibile, continui ad andare lontano. Io credo che ognuno di noi deve far bene quella piccola, o media o grande parte che deve fare durante la giornata. Devo stare in cucina a pelare patate, a preparare il pranzo, faccio quello. E facendo quello io aiuto a risolvere i problemi del mondo. Alle volte se si pone dei problemi, bisogna agire in questo modo, bisogna fare chissà, bisogna ancora. No, se io vivo bene il momento presente e lo vivo con la coscienza di fare la volontà di Dio, io vivo in Dio e Dio agisce. E Dio agisce, non può stare indifferente, stare fermo, però dipende dal mio modo di fare, dal mio modo di calarmi in quella volontà di Dio, di quel momento presente, e farlo bene. Il sogno nostro è arrivare al mondo, a tutto il mondo, però dobbiamo fare la volontà di Dio. La volontà di Dio è che io faccia un lavoro semplice, piccolo, chiuso magari in uno sgabuzzino, nascosto, che nessuno vede. Non ha importanza, non è quello che conta. Quello che conta è che ciascuno fa bene nel momento presente la volontà di Dio. Non c'è nulla di utopico in tutto questo. È una delle cose più rivoluzionarie che abbia sentito, soprattutto di questi tempi. Ce ne andiamo?